voglia stamattina, ragazzi, impressionante, eh? Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui in cucina col banana, mi rode la schiena. Allora, oggi facciamo un bruschettone e c'è una storia particolare di questa ricetta che poi mentre la facciamo vi racconterò. Bruschettone con i legumi. Saluti non ne faccio perché mi sono scordato, non ho fatto tempo a vedere la lista se qualcuno me l'aveva chiesto, scusate. Il banana, il banana, il banana, eccolo qua. Ecco gli ingredienti. Allora, bruschettone, naturalmente, fetta di pane, casareccio, quello che vi pare. Qui abbiamo dei legumi, fagioli, ceci e lenticchie che ho messo a bagno per tutta la notte. Poi useremo cipolla, aglio, rosmarino, sedano e carota che io ho già tritato e abbiamo poi del lardo. Cominciamo facendo un battuto di lardo che ci servirà per cuocere i fagioli. Allora, abbiamo messo il battuto di lardo in padella, vi spiego un attimo. L'altro giorno eravamo in un paesino con Federica perché mi ha portato lì perché c'erano i mercatini di Natale. Cominciavano e quindi siamo andati a fare una passeggiata mentre lei faceva un giro così. Io mi sono fermato un attimo, ho visto che c'erano due vecchietti che parlavano di una cosa che mangiavano quando erano piccoli addirittura. Praticamente questa vecchia ricetta contadina consisteva nel prendere una fetta di pane, che era di pane vecchio che rimaneva, e usarla come bruschetta. E cosa ci si metteva sopra? Praticamente dice di questo periodo c'erano i legumi. Quindi si faceva un battuto di lardo, si metteva un goccettino di olio e poi si metteva il lardo, perché il lardo costava meno dell'olio, aglio, cipolla, sedano e carota, si faceva soffriggere un po' e poi si buttavano i legumi. Senza pomodoro, perché naturalmente non era stagione del pomodoro, si faceva cuocere, bollire con un po' di rosmarino, di spezie varie, pepe, e poi si metteva sopra il bruschettone sul quale era stato fatto sciogliere del lardo. Sentivo questi due vecchietti che ne parlavano, così mi è venuto in mente di fare questa ricetta. Quindi il battuto, come vedete, sta andando. Ora buttiamo i legumi. Allora, non vi ho detto le dosi, questi erano 300 grammi di legumi, ho fatto 100 100 100, 100 fagioli, 100 ceci, 100 lenticchie. Poi c'erano 100 grammi di lardo, pezzo di cipolla, uno spicchio d'aglio e del sedano e carota che avevo tritato. Questi legumi naturalmente sono stati una notte a bagno. Ora aggiungo del rosmarino, tanto vi faccio vedere. Abbiamo fatto andare i legumi un paio di minuti, ho aggiunto del rosmarino, ora metterò un po' di pepe, un po' di sale, del peperoncino che non trovo, scusate, l'avevo messo qui, eccolo. Un momento, questo è il bello della diretta. Un po' di peperoncino. Ok, e ora aspettate che richiudo tutto, facciamo proprio il bello della diretta fino alla fine. Dire che profumo, vedi? Sì. Cioè, qui c'è Federica che li prende, c'è Pomata che sta, non lo sentire perché sta seduto dall'altra parte della cucina, qui abbiamo una cucina chilometrica. E poi aggiungiamo dell'acqua, facciamo cuocere, qui ci vorrà un'ora e mezza tutta, i legumi erano secchi, anche se messi a mollo comunque un'ora e mezza ci vuole. Controlliamo e aggiungiamo periodicamente quando finisce dell'acqua. Abbiamo bruscato il pane al forno. Pane che fa schifo, come dice Federica, non le piace il pane che ho comprato. È bello caldo, ci andiamo a mettere il lardo sopra, quello che era avanzato, ci andiamo a mettere queste tre fettine di lardo, come vedete si sta attaccando bene al pane, qua sta cominciando a sciogliersi un po', e poi qui abbiamo i nostri legumi. Prendiamo e mettiamo sopra. Sto piatto contadino. Ora assaggiamo.
Ecco qui ragazzi, guardate, Federica ha detto mettiamoci un po' d'olio a crudo. No, restiamo fedeli alla ricetta che dicevano i due vecchietti, che poi magari pensa se erano rincoglioniti, c'era un centro Alzheimer lì e io gli ho dato retta. In realtà sta cosa non è mai esistita, non si è mai fatta. Vabbè, poi mi ha detto mangialo con le mani. No, mangio con la forchetta. Ok, abbiamo fatto un bocconcino piccolo piccolo. Buono. Hanno vinto i contadini, raga. Qui c'è pomata che già ci ha bava la bocca. Raga, fine del mondo. Buonissimo. Mi fermo perché c'è l'ardo. Mi piacciono abbastanza nemmeno, quindi mi fermo. Ragazzi, è buonissimo, perché dite tutti. Riprovateci. Un bacione. Banana.